Ed ora, come ogni giovedì, vi lasciamo all'approfondimento dedicato al settimanale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Luce e Vita. Luce e Vita numero 9 di domenica 26 febbraio 2017. La prima pagina riporta ampi stralci del messaggio del Papa per la Quaresima 2017 che ha per titolo La parola è un dono, l'altro è un dono, che inizia Quaresima che inizia il 1° marzo con la liturgia del mercoledì delle ceneri. Il Papa ci ricorda di aprire la porta del nostro cuore all'altro perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. È proprio questo l'appello con cui inizia il messaggio del Papa. E a pagina 2 riportiamo il programma delle celebrazioni del mercoledì delle ceneri in diocesi. Sono previste delle messe in tarda ora in ciascuna città per permettere a quanti hanno problemi di orario a partecipare nelle rispettive parrocchie. In ogni paese, appunto, in una parrocchia si celebra alle 8:30 la liturgia. E poi in due città, a Terlizzi e a Molfetta, ogni sabato, secondo un calendario, un programma che trovate sul giornale, viene proposto il sabato della misericordia, un appuntamento per la liturgia penitenziale rivolto principalmente ai giovani, ma non soltanto a loro. A pagina 3 ricordiamo Don Giuseppe Tambone, il carissimo Don Peppino, deceduto domenica 19 febbraio. Il vescovo Domenico Cornacchia ha presieduto le esequie nella concattedrale di Ruvo lunedì 20 febbraio, insieme a Monsignor Felice di Molfetta e a tanti sacerdoti. E tutta la comunità ha espresso la vicinanza e l'affetto per Don Peppino, riconosciuto come sacerdote umile, semplice, diretto e affettuoso. In questa pagina riportiamo una prima cronaca, un primo ricordo di Don Peppino, ma torneremo come sempre a inquadrare questa figura di sacerdote tanto caro. A pagina 3 sempre riprendiamo, riportiamo il programma della prossima assemblea diocesana elettiva dell'Azione Cattolica che si svolgerà a Molfetta presso il Pontificio Seminario Regionale dal 3 al 5 marzo. Fare nuove tutte le cose, radicati nel futuro, custodi dell'essenziale. Il paginone questa volta riporta due omelie, le due omelie che il vescovo Domenico ha tenuto in occasione della messa pontificale per San Biagio a Ruvo il 3 febbraio e San Corrado il 9 febbraio a Molfetta. San Biagio sulla terra come forestiero, Corrado la dimensione ascetica della vita. E siamo a pagina 6, dove oltre ad una recensione di un testo che richiama la pietà popolare in un paese del sud a cura di Don Michele Cipriani, riportiamo ancora una riflessione sulla Quaresima a cura di Cosmo Tridente, questa volta ispirata ad un messaggio di Paolo VI negli anni 60 in cui richiama alla capacità del cristiano di resistere alle tentazioni, con la Quaresima come luogo in cui allenarsi, come tempo in cui allenarsi in questo esercizio di spiritualità. E siamo a pagina 7, dove Maria Altamura ci scrive la cronaca del recente convegno diocesano dell'Apostolato della Preghiera che si è svolto il 21 gennaio presso la Basilica Madonna dei Martiri. Era il 27° convegno partecipato da oltre 200 persone, nonostante il tempo non molto clemente. Il tema era la compassione di Gesù e ha relazionato Don Francesco Rizzi, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia di Corato, e la messa è stata presieduta dal vescovo Domenico. In ultima pagina siamo alla spiritualità curata da Don Giovanni De Nicolo e alle nomine. Il vescovo Monsignor Domenico ha nominato Don Nicolò Tempesta, parroco dell'Immacolata di Molfetta, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, e Don Liborio Massimo è rettore della Cappella dell'Adorazione Perpetua in Molfetta, nonché rettore della Chiesa di Santo Stefano in Molfetta e assistente ecclesiastico dell'omonima confraternita. Ad entrambi gli auguri di tutta la comunità diocesana. L'ufficio confraternite ci informa che il 5 marzo alle 9:30 presso il seminario vescovile avrà luogo il ritiro per le confraternite. Sono invitati principalmente coloro che hanno compiti di amministrazione dei sodalizi, ma sono invitati tutti i confratelli. Al Museo Diocesano il 26 febbraio 2017 alle 19 avrà luogo la presentazione della prima edizione del MAM Musica al Museo, rassegna di interventi musicali interattivi a cura di alcune associazioni musicali e culturali del territorio.
Domenica 5 marzo, sempre al Museo Diocesano, si inaugura alle ore 19 la mostra Via Crucis, opera di Vito De Leo e testi e meditazioni di Monsignor Domenico Amato. Presenzierà il Vescovo e saranno presenti altre autorevoli persone che presenteranno e commenteranno l'opera tanto cara a noi. Infine ricordiamo agli abbonati che purtroppo per problemi di disguidi postali non sempre i pagamenti degli abbonamenti appunto ci giungono per tempo, per cui con un po' di pazienza chi può cerchi di telefonarci o di inviarci un fax o un'email con la dimostrazione del pagamento avvenuto e noi ovviamente regolarizzeremo tutto. Nel mese di febbraio si conclude la campagna abbonamenti e quindi da marzo coloro che non hanno fatto in tempo o non hanno voluto rinnovare l'abbonamento non riceveranno più il nostro giornale. Come sempre tutte le notizie le trovate anche sul sito diocesano diocesimolfetta.it. Buona lettura!